Dopo le passeggiate serali alla vecchia Cerreto, 8 giugno 2018, e delle antiche fornaci ceramiche cerretesi, 31 agosto 2018, la società operaia di mutuo soccorso di Cerreto Sannita ha organizzato per il 9 giugno 2019 una nuova passeggiata serale dedicata questa volta alle storie e ai misteri della Cerreto ricostruita. La passeggiata è stata organizzata dalla società operaia di mutuo soccorso nell'ambito delle iniziative del bicentenario dalla nascita dell'onorevole Michele Ungaro e del 331° anniversario dalla fondazione della Nuova Cerreto. L'iniziativa ha goduto del patrocinio morale del Comune di Cerreto e del Comitato Civico 330 di Cerreto. Hanno fatto da ciceroni i volontari culturali della società operaia e dell'Associazione di Promozione Sociale Noi al Centro. L'itinerario, concentrato nella parte alta del centro storico, ha permesso ai partecipanti di scoprire curiosità storiche e aneddoti legati a luoghi noti e meno noti dei rioni della zona alta della cittadina. Le notizie sono state raccolte da Adam Biondi e Giuseppe Nicola attraverso le ricerche effettuate sui libri di storia locale e negli archivi di Stato di Benevento e di Napoli. Alcune informazioni sono state raccolte anche attraverso interviste ad anziani del luogo. Per lo stemma ebraico di Piazza Roma ha collaborato anche Andrea Ferrigno alla sua interpretazione. L'itinerario è iniziato dal piazzale antistante la sede della comunità montana, ove si sono susseguiti i saluti istituzionali del presidente della società operaia Adam Biondi, dell'assessore al turismo Giovanna Rubano e del presidente del comitato civico 330 Sisma Antonio Cofrancesco. La passeggiata è iniziata con Angela Tammaro, che ci ha fatto conoscere tutti i segreti della misteriosa chiesa di San Rocco, famosa per la sua cripta sepoltura. Abbiamo percorso lo stretto cunicolo del priore e siamo tornati indietro nei secoli quando Angela ci ha narrato la leggenda della bambina. Il testimone è passato poi a Sara Musco, la quale ci ha illustrato curiosità e storie relative al palazzo sede della comunità montana, un tempo di proprietà del ricchissimo Giuseppe Ciaburro. Sara ha cercato anche di far luce sulla storia del cunicolo che collegava sottoterra il palazzo dell'ex monastero delle Clarisse, riportando la testimonianza di uno dei muratori che si adoperarono per richiuderlo. Dopo averci parlato delle curiosità riguardanti la zona dello Spineto, Sara ha passato il testimone a Raffaella Andreozzi, che ci ha reso partecipi delle tante storie che aleggiano su Piazza Roma, dallo stemma ebraico alla sigla del monastero delle Clarisse, dal monogramma di Nardella alla graziosa loggetta, concludendo presso quello che era il circolo massonico cerretese, dove abbiamo appreso pezzo per pezzo il significato della stupenda chiave di volta. Giuseppe De Nicola ci ha parlato della ricostruzione di Cerreto attraverso i tanti elementi di riporto provenienti dalla vecchia Cerreto, distrutta dal terremoto del 5 giugno 1688. Queste pietre di recupero sono presenti in numerosi edifici del rione di Santa Maria, in particolare su quella che era la casa di Rocco Giordano, per tutti Rocchino. Dopo tutto questo cammino ci siamo riposati nella chiesa di Santa Maria, ove Adam Biondi ci ha raccontato uno scandalo che alla fine del Settecento si verificò in questa chiesa e che ispirò Oronzo Cerri, autore della celebre commedia satirica Cerreto Modernata, pubblicata a cura di Gioconda Fappiano nel 2004. Il tour si è concluso con Francesco Massarelli, il quale ci ha fatto conoscere l'iscrizione del profeta, le antiche cornucopie e l'origine della denominazione Quinta Armata, data ad una strada della cittadina. Il gruppo si è sciolto presso la cosiddetta Edicola della Strega, una bellissima edicola in ceramica cerretese che presenta delle mattonelle messe a casaccio. Secondo alcuni anziani, ciò sarebbe dovuto ad un sortileggio operato da una maga circa 2 secoli fa. Sogno di un bambino, corre incontro al suo destino.
puoi fermare la musica, non puoi sporcare una favola, ora che è rimasta l'unica cura alla paura. Non puoi fermare la musica, quando dal cuore germoglierà, come una cosa che libera e pura ci solleverà. Fino a quando non si spegnerà, la vita si rigenera. Suonala più forte, non fermarla mai. Rompi il muro del silenzio, riempi i vuoti delle assenze. Non puoi fermare la musica, non puoi sporcare una favola, ora che è rimasta l'unica cura alla paura. Non puoi fermare la musica, quando dal cuore germoglierà, come una cosa che libera e pura ci solleverà. Combattere la paura sfruttando la dote che trasforma l'oppressione in parole e note, riempire le zucche vuote con la melodia, trovando l'armonia musicale.